Uno storpio fin dalla nascita, che ogni giorno viene portato alla porta bella del tempio a chiedere l'elemosina. E arrivano Pietro e gli apostoli, lui non sa probabilmente chi siano, e li guarda, fa per ricevere un'elemosina, no? Sperando, dice, di ricevere qualcosa da loro. Domandò loro l'elemosina, no? Allora è un pochino lo stesso di questi due discepoli famosi di Emmaus, che sono stati col Signore stendendo la mano, chiedendo un'elemosina al Signore, chiedendo che fosse Lui a ristabilire l'ordine, a liberare Israele, dice. E invece si trovano che da 3 giorni Lui è scomparso, è morto. Sì, non l'hanno trovato, certo, ma non è che l'hanno visto a Lui, perché sono andati via prima. Storpio dalla nascita. C'è una storpiaggine nel nostro cuore dalla nascita, il peccato originale. Noi siamo stati battezzati, siamo stati lavati, è stato cancellato il peccato originale, ma il fomite cosiddetto del peccato, ma la ferita del peccato rimane. E lì il demonio ha avuto buon gioco con la nostra vita. C'è qualcosa che da tanto tempo ci rende storpi. Una cosa probabilmente, e quest'anno in questo tempo così difficile e così duro in tutti i sensi, chissà il Signore voglia mettercela in luce e voglia curare e sanare profondamente la nostra storpiaggine, non l'elemosina. Gesù non è venuto a dare un'elemosina. Noi forse siamo andati dietro al Signore, abbiamo visto parole, opere, dice un profeta potente in opere e in parole. Loro l'hanno visto, questi due discepoli, ma forse col cuore volevano un'elemosina, col cuore desideravano qualcosa che potesse risolvere quel problemino in quel momento, potesse sfamarli, potesse sentirli pieni, realizzati in quel momento, non lo so, quello che noi desideriamo oggi, tante cose, e probabilmente nessuna malvagia, sicuramente abbiamo le nostre concupiscenze, i nostri pensieri, i nostri desideri osceni, che ne so io, ma quelle sono tentazioni. Noi abbiamo desideri, sicuramente, io ho desiderio, tu hai desiderio, tutti abbiamo desideri, belli, santi, vorremmo che questo finisse, che potessimo vivere in maniera un pochino più libera, tante cose. Forse vorremmo non essere così precari, così deboli, così fragili, per noi, per le persone che ci sono accanto, i nostri figli, non lo so. Ma forse tutto questo che stiamo chiedendo è un'elemosina. Perché è vero, possiamo anche ricevere molto di questo che chiediamo, ma sono 2, 3, 4 soldi. Questo storpio avrà ricevuto elemosine. Poi avranno dovuto riprenderlo, portarlo all'osteria o portarlo non so dove, a bere, a mangiare. Avrebbe finito quei 2 soldi che gli hanno dato e poi il giorno dopo, un'altra volta avanti alla porta, a riprendere un'altra volta la mano. E invece qui succede qualcosa di completamente diverso. Questo uomo riceve la salvezza, riceve la capacità di camminare, di poter lavorare, di poter guadagnarsi i soldi da solo. Cioè, cambio di vita, totale, radicale. Dice quello. Io non ho né oro né argento. Noi, la Chiesa, San Pietro, il corpo di Cristo, come se lo dicesse Cristo, non ho oro né argento, anche se potrei dartene quante ne voglio, e molte volte provvedo alla vita per quello che serve, per la salvezza delle anime. Il Signore è generosissimo, anche ci vizia, anche ci dà i dolci. Ma non è questo. Io ti dico, nel nome di Gesù Nazareno, risuscitato, alzati e cammina. Cioè, io vado a cambiare il tuo cuore, stolti e tardi di cuore. Duri, duri di cuore, è lì il punto. I loro occhi erano incapaci di riconoscere Cristo. Stanno scappando, stanno andando via. Non possono sopportare la disillusione, o forse la stessa disillusione umana, di fronte alla morte del Signore, la morte di ogni speranza, li ha fatti tornare alla vita di prima. Ma Gesù, che non si fa vincere in amore, in misericordia, va con loro. Allo stesso momento, lo stesso giorno che appare nel cenacolo, che appare alle donne, appare a loro. Lo stesso momento, è Cristo. E noi oggi abbiamo Cristo vicino. E sono anni che Cristo cammina accanto a noi. Anni che ascoltiamo la parola. Anni che ci interroga. Anni che noi diciamo, ma tu non capisci, ma tu non vedi quanto sto soffrendo, solo tu sei straniero nella mia vita, eccetera, no? Perché stiamo elemosinando. E lui ci sta portando piano piano, piano piano, piano piano. E questo tempo, con questo virus, con questo deserto totale, il Signore vuole darci qualcosa di nuovo. Vuole farci smettere di elemosinare. Di chiedere ciò che non sazia, dice Isaia, perché spendete denaro per ciò che non sazia? Perché? Basta, io ti do la mia vita con la quale puoi stare crocifisso, con la quale puoi stare solo, con la quale puoi stare sola, con la quale puoi stare con le tue angosce, con la quale tu puoi stare con tuo marito, con tua moglie, così come sono, lì, stare lì e avere pace, avere la vita dentro, la vita eterna. La vita nuova, allora che c'è? Tutto questo che cosa possiamo fare? Cristo viene al nostro incontro, la Chiesa, Pietro, va all'incontro di tutti noi, malati dalla nascita,
per qualche cosa dove il demonio ci ha ingannato. A noi una cosa sola, se tutto questo che sta accadendo, se la parola che ascoltiamo ogni giorno, la preghiera, ci sta un pochino scaldando il cuore, e io penso di sì, no? Ci ha aiutato la Quaresima, ci ha aiutato questo tempo, allora possiamo fare una cosa, una sola cosa. Resta con noi, Signore. Guarda che si fa sera, la sera è il buio, l'angoscia, la paura, non poter vedere. Rimani con me, prega. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un peccatore. Signore, abbi pietà di me. Signore, stai con me. Signore, mostrati potente nella mia vita. Signore, se sei tu, rimani con me. Lui entrerà e spezzerà il pane, ti darà la vita, la sua vita. Poi certo, non sarà come pensiamo noi. Non è dopo lì, ah, che bello, facciamoci una bella fettuccina, abbiamo risolto i problemi. No, perché scompare di nuovo. Ti spinge a vivere una vita nuova, ti spinge a tornare, ti spinge ad annunciare il Vangelo e magari diventare martire. Ma l'importante è una sola cosa, che non c'è soldi, non c'è niente di quello che noi nel fondo oggi desideriamo che può veramente saziare il nostro cuore, perché tutto passa, in un momento. Quello che resta è la parola di Dio, è il corpo di Cristo, è Lui che ha vinto la morte, è il suo amore che ci fa stare nelle situazioni più difficili, e non così perché ci dobbiamo stare, ma con la pace nel cuore, una pace che non c'entra niente con la testa, non c'entra niente, puoi stare nervoso, puoi stare più o meno depresso, puoi stare come stai, non importa, ma una pace dentro, perché dentro dici io ti amo, faccio ardere il tuo cuore di amore, qualcosa lì dentro che non è né oro né argento, ma ti fa rialzare da te stesso, ti fa alzare da questo rattrappimento. Da questa guardare sempre te stesso per cambiare vita e camminare, come dice San Paolo, in una vita nuova. Questo è ciò che il Signore vuole fare in questo tempo. Allora, soltanto questo. Resta con noi perché si fa sera. E lui entra, entra a casa, e sta con noi. E se sta con noi, poi possiamo fare tutto quello che lui ci mette davanti, tutto quello che lui ha previsto per la nostra vita.